Benvenuti, benvenuti a tutti i bambini di Ragusa e tutti i bambini del mondo che hanno piacere di venirci a trovare nella mia casa di Babbo Natale, dove tra letterine, caramelle, giochi per i bambini passeranno dei giorni in armonia e in allegria. E per questo lanciamo il messaggio di pace, solidarietà e amore e ringraziamo l'amministrazione comunale della cittadina di Ragusa e tutti i visitatori che ci vengono a trovare in questi giorni. Massimo Iannucci, vice sindaco di Ragusa, si respira qui aria natalizia in tutti i sensi, anche per il freddo che fa. Tante le iniziative, un Natale diverso qui a Ragusa, si cerca anche di animare coinvolgendo i bambini, alle sue spalle abbiamo anche la casa di Babbo Natale. Sì, vi invito a vedere la casa di Babbo Natale che qui dietro hanno anche montato il letto di Babbo Natale. Ieri ho fatto visita, non c'era, oggi siccome doveva fare per nottare abbiamo messo anche il letto. Un'iniziativa carina per i bambini che potranno interagire con Babbo Natale. Scrivere la letterina, io ho scritto la letterina e l'ho imbucata, per, diciamo, beh, speriamo porti bene, ho fatto le mie richieste e da bravo cittadino l'ho inoltrata a Babbo Natale. Coinvolgere piccoli, coinvolgere grandi, cercare di passare in serenità queste festività ma anche in allegria. Tante sono le iniziative anche per la notte di Capodanno tra l'altro. Sì, tante le iniziative che inizieranno con i concerti proprio qui in piazza, però si fa l'animazione con le nataline, con i trampolieri, ci sarà la nevicata come abbiamo fatto già sabato e domenica, il prossimo sabato ci sarà la nevicata e il pupazzo di neve, poi inizieranno i concerti in piazza, il 22 ci saranno gli strike, poi seguire i Cubanitos, Carlo Canebba, Nadia Casadei, per poi culminare con il concerto di Capodanno in cui ci saranno, per chi conosce il programma Amici, sarà il La Rua. La Rua, una famosa band che ha partecipato ad Amici 2015 e li avremo qui nella serata a festeggiare tutto il Capodanno. Tra l'altro si è cercato di animare un po' tutta la città di Ragusa, si è cercato di coinvolgere anche quelle aree che spesso e volentieri si ritrovano marginali. Sì, perfetto, in via Roma, proprio qui sopra, abbiamo cercato di coinvolgere la parte, diciamo, della città dimenticata. Infatti c'è l'iniziativa dal chiosco alla rotonda e ci saranno, diciamo, delle animazioni anche nella parte che va da Corso Italia verso la via Giambattista Odierna con mostre di pittura, di scultura e anche all'interno della palestra del Ciomo ci sarà un circo di Natale, uno spettacolo all'interno. Quindi si è cercato di colpire un po' tutte le città che abbiamo, perché abbiamo anche Ragusa Ibla e anche lì andiamo a Ragusa Ibla, siamo andati con una street band di Trenante sabato che c'è stata la notte bianca dei commercianti e poi ritorneremo con un concerto in piazza Giambattista Odierna nel 30, quindi è un preludio al concerto di Capodanno. Tra le iniziative anche spazio alla cultura, all'arte, ci sarà tra l'altro un premio al ricordo a Marcello Perracchio. Sì, un premio al grande Marcello Perracchio, lo ricorderemo, è l'associazione Costa Iblea che lo celebra al Teatro Lumière. Cine Teatro Lumière ci sarà un riconoscimento al nostro grande Marcello Perracchio, non mai dimenticato. Poi c'è stato spazio anche per il teatro in altra maniera. Abbiamo avuto Ciufoli a Ibla, poi avremo la compagnia Godò, la nostra compagnia di ribalta di Ragusa con tutti i ragusani, che ogni anno fa delle rassegne teatrali molto, molto importanti e divertenti peraltro. Fra l'altro tutti i ragusani, tutti i ragazzi che compongono la compagnia Godò di Vittorio Bonaccorso e Federica Bisegna, lo ricordiamo. Un augurio alla città? Un augurio alla città, la città ce l'abbiamo nel cuore, quindi cerchiamo di fare il meglio possibile, cerchiamo di riavvivare il centro storico, portiamo le persone, invito i cittadini a venire qui in piazza San Giovanni a divertirsi con l'animazione, anche se fa freddo, però invito tutti a uscire, a levarsi dal divano e andare in piazza.